Ad Auletta arrestati due pusher e smantellato un laboratorio per la preparazione di dosi di marijuana. Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina, coadiuvati dai militari della stazione di Auletta, hanno posto in essere un vasto ed articolato servizio antidroga che ha portato all'arresto di due uomini colti in flagranza di reato, ritenuti responsabili di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono così finiti Marco Cafaro, di 36 anni, di Auletta, e Fabio Pasquariello, anche lui 36enne, residente a Bellizzi ma di fatto domiciliato ad Auletta. Nel corso dell'operazione antidroga i militari hanno effettuato due perquisizioni domiciliari nelle rispettive abitazioni degli arrestati, portando alla luce un vero e proprio laboratorio per la preparazione della marijuana. All'interno infatti è stato rinvenuto quello che i carabinieri ritengono sia il raccolto di una piantagione di cannabis indica che Cafaro e Pasquariello avevano sul territorio. Nell'abitazione di Fabio Pasquariello in particolare i militari hanno rinvenuto circa 1,5 kg di infiorescenze di cannabis indica in fase di essiccazione, 330 grammi di infiorescenze essiccate, circa 20 grammi di marijuana e 2,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Altri 270 grammi di infiorescenze di cannabis in essiccazione sono state sequestrate poi nell'abitazione di Marco Cafaro. Il tutto è stato poi sottoposto a sequestro, mentre due arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Sala Consilina a disposizione della locale Procura della Repubblica.